Salve ragazze, benvenute e bentrovate. Io sono Zaira, questo è il mio canale, questo è il mio interattivo breve di oggi. Allora, ragazzole mie, io vi dico l'argomento. Qualcuno vuole vederti. Chi è questa persona che vi vuole vedere? Allora, qui abbiamo i tarocchi delle stagioni, i messaggi magici delle fate, i tarocchi, le carte verdi di Zaira. Io inizio subito. Vedete immediatamente, sapete che è un interattivo breve, unica variante. Quindi ragazze, intanto insomma, sapete com'è, non può riguardare a tutti. Qua sono uscite due carte, le prendiamo subito. Non può riguardare tutti, quindi prendete tutto con le dovute cautele. Fermo restante che per chiunque voglia avere un consulto con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti: zairafassari@gmail.com. Oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fasseri, messaggio privato, nel mio profilo Instagram Zaira e suoi tarocchi, messaggio privato. Allora, vediamo un po'. Qualcuno vuole vederti. Chi? Vediamo chi è questa persona che vi vuole vedere. Intanto qua abbiamo spuntati fuori così un cavaliere di denari, vedete? È un mago. Quindi qua chi vuole vedervi? Qualcuno vuole vedervi. Chi è? Intanto è una persona che con voi intanto è una persona che vi spia, ve lo dico subito. È una persona del vostro passato, perché vedete qua viene fuori la carta del Tre di Spade, quindi qua questa persona vi ha creato delle, è una persona del passato con cui voi avete chiuso. Quindi questa persona che voi avete chiuso, che vi ha fatto anche penare abbastanza, perché qua quando viene il Tre di Spade, ragazzi, sono sentimenti dolorosi, sono errori. Qua cadono le carte, ma le prendiamo perché insomma, allora vedete, questa persona, con questa persona vi siete lasciati e presi tante volte, perché qua mi parla di errori ripetuti, di diffidenza, di preoccupazioni mentali, eccetera, eccetera. Questa persona vi ha fatto molto soffrire. Probabilmente era un uomo ufficiale della vostra vita. Vedete, qua viene la carta della giustizia, quindi potrebbe essere anche un marito, comunque una persona insomma con cui avete convissuto, ma anche se non è così, comunque una persona che con cui avevate un bel legame, anche fosse stato un legame di 6-7 mesi. Allora, qui c'è stato evidentemente delle cose che non sono andate come dovevano andare. Il Tre di Spade ce lo dice. Però questo qualcuno vuole vedervi, perché ragazzi, vuole vedervi perché vuole iniziare con voi un qualcosa, vedete? Vuole superare queste prove, le ha superate, vuole un progresso con voi. Quindi è come dire, sta aspettando che i frutti sono maturi, sta aspettando il momento giusto. Quindi lui vuole vedervi chi è una persona del passato, un probabilmente segno di terra Capricorno, parliamo. E comunque una persona che vedete qua con il cavaliere di denari, lui vuole vedervi, è deciso, però lo farà quando? Quando sarà sicuro, quando i frutti saranno pronti per essere colti. Nel frattempo questa persona vi spia, vedete? Quindi vi spia nei social, chiede di voi, insomma, lo sa lui come fa, forse con qualche profilo finto, vede lo stato e quello che è. In ogni caso, cosa vuole? Vuole ritrovare con voi pace e armonia. Quindi, questo qualcuno che vi vuole vedere è un ex, una persona del passato. E quindi è lui e vuole vedervi qua. Ci dice perché vuole comunque ritornare da voi. Allora, queste sono le due carte che sono cadute prima. Ne prendiamo un'altra. Hai potere, fondo mazzo, compleanno. Allora, molto bello. Qua dice: informati, fai delle ricerche, quindi hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questa situazione. Quindi analizzala attentamente prima di procedere. Quindi voi dovete informarvi bene. In questo momento voi avete potere, quindi qua potete avere tutto ciò che volete. Vedete, voi avete potere in questo momento. Quindi il tempismo perfetto c'è, quindi è giunto il momento di andare avanti. Quindi qua, che altro mi dicono queste carte? Mi dicono che voi avete potere, questo qualcuno vi vuole vedere, si sta informando meglio per capire quando è il momento giusto per venire da voi. E qua Fondo Mazzo dice: in un compleanno importante ha in sé la risposta della tua domanda. Può essere il vostro compleanno, può essere il compleanno di quella persona, di questa persona, può essere un giorno in cui vi siete conosciuti, un anniversario importante, una data importante, cioè non è soltanto il compleanno. Il compleanno
importante perché c'è una data importante per la persona, appunto il giorno in cui si nasce, però potrebbe anche essere una data importante che per voi ha un come dire, un qualcosa di importante che voi ogni anno lo ricordate appunto come un compleanno. Quindi questo poi sapete voi, ma qui al momento del compleanno o di una data importante per voi ci sarà la risposta alla tua domanda. Quindi è come se lui il giorno del vostro compleanno, del suo compleanno, di qualcosa che ha a che fare con un compleanno, questa persona vi verrà a vedere, si farà avanti e vi dirà qualcosa. Che cosa vi dirà? Che lui vuole ritornare con voi. C'è poco da fare. Le carte dicono questo. Andiamo ancora a vedere. Qualcuno vuole vederti. Chi? Una persona innamorata di voi. Vedete, qua dice sono innamorato di te. Chi? Una persona che vi vuole chiamare ma non ha il coraggio di farlo. Vedete, ti voglio chiamare ma non ho il coraggio di farlo. Questo qua sta. Una persona che comunque ha voglia di fare sesso con voi. Una persona che vi desidera perché siete bellissima. Ok? Quindi ragazze e ragazzi, questa persona che qualcuno che vi vuole vedere chi è una persona del vostro passato che vi ha fatto molto soffrire, che adesso ha deciso che vuole comunque ritornare da voi per ricominciare un qualcosa, vi spia, aspetta il momento giusto per venire da voi per offrirvi finalmente un'armonia, un equilibrio, una pace. Quindi voi avete tutto il potere, il tempismo perfetto sta per arrivare. Questa persona dice che è innamorata di voi, che vi vuole chiamare, non ha il coraggio, che vuole fare sesso, dice voglio solo sesso da te, ma quello è, diciamo, un'aggiunta al fatto che è innamorato, quindi lui è anche molto preso sessualmente e dice infatti sei bellissima, ti desidero. Quindi questo è il qualcuno che vuole vedervi. Quindi ognuno di voi sa chi è. Perché insomma, se è una persona del passato, fatevi voi un po' il conto di chi potrebbe essere. Va bene, ragazze, questo era l'interattivo di oggi. Io vi aspetto come al solito tutte e tutti nei commenti. Fatemi sapere, sono curiosa di sapere se ci sono dei riscontri. Intanto vi mando un bacione enorme e appuntamento al prossimo interattivo. Ciao!